C'era una volta una superba teiera. E con piena ragione di esserlo, superba, poiché era quel che si dice un gran bel pezzo di teiera. Era molto orgogliosa della sua fine porcellana, del suo splendido becco affusolato e del suo manico, che era come uno strascico meravigliosamente decorato in foglia d'oro. La teiera si vantava molto delle sue qualità, di tutte le sue qualità, di quello che aveva davanti, quello splendido becco a collo di cigno, e anche di quello che aveva dietro, il meraviglioso, imponente manico. Ma c'era una cosa di cui non si vantava affatto, anzi, di cui non parlava mai, ma proprio mai. Il suo coperchio. Del resto, chi parlerebbe mai volentieri dei propri difetti? Un malaugurato incidente glielo aveva mandato in pezzi e quel povero coperchio era stato costretto ad essere aggiustato. Con estrema perizia, è vero, ma incollato. Che orrore! E poi, che cosa meschina, addirittura mancava di alcune schegge che non si erano più trovate. Un aspetto davvero terribile, con quelle cicatrici di colla delle quali, e lei lo sapeva bene, continuavano a spettegolare tutte le tazze. La lattiera, la zuccheriera e perfino i cucchiaini d'argento del servizio. Insomma, lei non voleva parlare dei propri difetti, ma accidenti, gli altri ne parlavano, e come? Anzi, parlavano più di quel coperchio malandato che del suo elegante becco o dello splendido manico. Del resto, non poteva farci nulla. Era un suo difetto. E va bene, su via. Chi non ha almeno un difetto? In fondo, era pur sempre lei la migliore di tutto il servizio. Perché anche le tazze avevano il manico e anche la zuccheriera aveva un coperchio, ma lei possedeva entrambi e in più aveva quel lungo becco con il quale dissetava grandi e piccini. Sono io che domino l'intero servizio, si diceva. Io che verso da bere alla gente assetata, ed è dentro di me che le preziose foglie esotiche trasformano l'acqua bollente in quel nettare delizioso che altrimenti sarebbe insapore. Un giorno la teiera lavorava serenamente sul tavolo con la pancia gonfia di liquido caldo, conversando tranquillamente con il resto del servizio, quando all'improvviso scoppiò la tragedia. Una mano incerta la sollevò, il liquido iniziò ad ondeggiare, la mano debole, ma anche molto maldestra, la lasciò cadere. Per tutti te della Cina! Il tonfo fu raccapricciante. In un botto tremendo, il becco si ruppe, il manico si staccò di netto e il coperchio, ve lo lascio immaginare, finì praticamente in briciole. La teiera si ritrovò a terra, in un lago di liquido ambrato, e svenne, mentre tutti intorno ridevano. Ridevano di lei, non della mano debole e sbadata. Quello sfortunato giorno, la terribile tragedia le cambiò la vita. Fu una vita diversa, anche migliore di prima, forse. Diversa comunque. La teiera si risvegliò tra le mani di una mendicante,
era stata riempita di buon cibo e regalata ad una povera donna che, dopo averla svuotata per bene e lavata, la mise in un angolo del giardino, seppellita nella terra. La povera teiera pensò di essere ormai morta e sepolta, ma la signora tornò a riempirle la pancia di terriccio e in mezzo a quel terriccio ci mise un bulbo. Per la prima volta nella sua vita, la teiera sentì di avere un cuore. Ne avvertì il calore, il palpito. Un cuore vivo, pulsante, che cresceva dentro di lei giorno dopo giorno. Capì di essere ancora utile e fu di nuovo orgogliosa di se stessa e di quella meraviglia che le cresceva dentro e la accudì, la protesse, generosamente, con tutta se stessa. Quando il bulbo finalmente germogliò, la teiera pensò che quello fosse un premio, il suo premio, per essere stata utile e servizievole. Il bulbo, sempre agitato dalla vita che gli cresceva dentro, sempre pieno di idee, entusiasmi e sentimenti, sembrava dover esplodere da un momento all'altro. La teiera lo amava con pazienza e costanza. Era il suo orgoglio più grande, finché un giorno il fiore sbocciò. Splendido, profumato, bellissimo. La teiera dimenticò perfino se stessa, abbagliata dalla bellezza di ciò che era riuscita a fare. Il fiore non ringraziò mai la teiera, neppure si accorse di lei, tutto attento all'ammirazione e alle lodi che suscitava. Lodi delle quali la teiera, nella sua esperienza e saggezza, non era invidiosa, ne era anzi contenta quanto lui. Infine, qualcuno disse che quello splendido fiore era degno di un vaso più bello e così, per tirarlo fuori dalla sua pancia, la spaccarono e le fecero un male terribile. Al fiore diedero un bel vaso nuovo che fu portato addirittura in casa. La teiera, invece, fu ridotta in pezzi, che vennero poi gettati nel cortile. Cocci disseminati qui e là, abbandonati al sole e alla pioggia. Cocci luccicanti ai quali però nessuno avrebbe più potuto portare via il ricordo del loro bellissimo fiore.